Canto 28. Io, desideroso e ben disposto spiritualmente di esplorare in profondità e larghezza la foresta creata direttamente da Dio, folta e rigogliosa, che moderava con la sua ombra ai miei occhi la luce del sole da poco spuntata, senza più alcun indugio, lasciai l'orlo del piano, cominciando a camminare lentamente per la divina foresta verdeggiante che odorava da ogni parte. Un'aria dolce, costante, di intensità e direzione mi colpiva con un leggero urto, non maggiore di un venticello soave sulla fronte. Le fronde si piegavano prontamente e docilmente, tremolanti, tutte quante verso quella parte dove il purgatorio proietta la sua ombra al primo sorgere del sole. Ma non per questo le fronde venivano allontanate, piegandosi dalla loro posizione naturale e normale, tanto che gli uccelletti nelle cime degli alberi dovessero tralasciare, a causa del vento, la loro arte di cantare e saltare in quel luogo in cui tutto era dolce e lieve. Essi, con piena letizia, accoglievano le prime ore del giorno cantando tra le foglie, che con il loro tremolio accompagnavano i loro canti, proprio come si forma da un ramo ad un altro il mormorio dentro la pineta di chiassi, quando Eolo fa uscire il vento di scirocco. Già i miei lenti passi mi avevano fatto penetrare nella selva, che fu la dimora dell'uomo del suo primitivo stato di innocenza, tanto che io non riuscivo a vedere da che parte fossi entrato in essa, quando ecco apparire un fiumicello, il Lete, che mi impedì di andare oltre. Un ruscello che piegava con le sue acque l'erba nata sulle sue rive. Tutte le acque che sulla terra sono più limpide parrebbero avere in sé qualche impurità, cioè apparirebbero torbide rispetto a quelle acque dell'Ete che sono assolutamente trasparenti fino al loro fondo, sebbene quell'acqua scorra sempre sotto un'ombra fitta e perpetua che non lascia penetrare mai i raggi né del sole né della luna. Mi fermai e spinsi gli occhi al di là del fiumicello per contemplare la grande varietà dei rami fioriti. Poi, così come appare all'improvviso una cosa che distoglie la mente di chi la vede e svia ogni altro pensiero a causa della meraviglia che suscita, là mi apparve una donna tutta sola, che si muoveva cantando e cogliendo fiori di cui era completamente cosparsa la sua via. Bella donna! Che ai raggi dell'amore spirituale ti scaldi, se almeno io debbo credere all'espressione del tuo volto e dei tuoi occhi che rivelano il sentimento del tuo divino amore. Compiaciti di avvicinarti a questo fiume tanto che io possa intendere ciò che tu canti. Tu mi fai ricordare dove e come era bella, giovane, felice Proserpina, quando fu rapita da Plutone, nel tempo in cui la madre Cerere perdette lei ed essa perdette l'eterna primavera in cui Serena si beava. Le dissi. Come una donna che sta danzando si gira senza alzare le piante dei piedi da terra, tenendole strette l'una all'altra, e fa passi brevissimi mettendo piede innanzi a piede. Nello stesso modo, Matelda si volse, in mezzo ai vermigli e gialli fiori, verso di me. Lo fece non diversamente da una fanciulla che abbassi gli occhi con atteggiamento pudico, ed avvicinandosi a me in modo che la dolce musica del suo canto poteva essere percepita insieme con le parole, che ora si erano fatte più comprensibili, soddisfece la mia preghiera ed appagò il mio desiderio. Non appena fu sulla sponda del fiume, mi fece la grazia di alzare gli occhi verso di me. Non credo che negli occhi di Venere splendesse una così grande luce dopo essere stata trafitta da Cupido in modo diverso dalle sue abitudini. Ella mi sorrideva dall'altra riva dell'Ete, dritta davanti a me, intrecciando con le mani fiori di vari colori che il paradiso terrestre, la terra più alta del mondo, produce senza bisogno di semi. Il fiume ci teneva lontani l'uno dall'altra di soli 3 passi, ma allo stretto di Dardanelli e l'Esponto, là dove passò Serse, la cui sconfitta è ancora un ammonimento per ogni orgoglio umano. Questo fiume non fu maggiormente odiato da Leandro a causa delle sue burrasche tra Sesto ed Abido, di quanto non fosse odiato da me quel fiumicello perché non si aprì in quel momento per lasciarmi passare. Voi,
Siete inesperti poiché giungete solo in questo momento in questo luogo destinato da Dio all'uomo come sede naturale, e forse vi meravigliate per il fatto che io vi appaia sorridente di letizia, e rimanete nel dubbio in quanto non sapete rendervene conto. Ella disse: Può illuminare però la vostra mente, liberandola da ogni dubbio, il versetto del Salmo che dice: Delectasti. Mi hai rallegrato, Signore, con le cose fatte da te, ed io esulterò nelle opere delle tue mani. E tu, che sei davanti a tutti e mi hai pregato, dimmi se vuoi sapere altro, perché io sono venuta pronta a rispondere ad ogni tua domanda, in modo da lasciarti interamente soddisfatto. Lo scorrere dell'acqua e lo stormir delle fronde della foresta sono in contrasto dentro di me con la credenza che mi ero da poco formato riguardo ad una cosa che avevo udito e che è contraria a questa che ora vedo. Io ti dirò come tutto ciò che qui ti fa meravigliare derivi da una sua particolare causa, che ovviamente è diversa da quella che tu supponi, e così dissiperò l'ignoranza e il dubbio che colpisce e offusca il tuo intelletto, generando la tua meraviglia ed il tuo stupore. Dio, che ha piacere solo di se stesso, creò l'uomo buono e atto a operare il bene, e gli assegnò questo luogo, il paradiso terrestre, assolutamente immune dalle perturbazioni atmosferiche, come anticipazione dell'eterna beatitudine che poi gli avrebbe concessa anche nel paradiso celeste. Per sua colpa, qui l'uomo dimorò poco. Per sua colpa mutò in pianto ed infaticose tribolazioni quella felicità del suo stato d'innocenza e la serena e facile esistenza derivante dalla beatitudine del paradiso terrestre. Quindi, affinché non dessero molestie all'uomo le perturbazioni che sotto il monte del purgatorio, cioè sulla vostra terra, sono prodotte dai vapori dell'acqua e della terra, questo monte fu da Dio innalzato verso l'alto così tanto ed è libero da tali perturbazioni, dal punto dove si trova la porta d'accesso. Ora, poiché tutta l'atmosfera gira intondo assieme alla prima sfera celeste, se il moto circolare non è interrotto da un ostacolo in qualche parte, sulla sommità di questo monte che spazia liberissima nell'aria pura, questo movimento percuote e fa stormire la selva perché è fitta. E dalle piante così mosse nell'aria si sprigiona una virtù che impregna l'aria stessa, la quale, girando, muove tutto intorno queste virtù. Ed ecco che la terra abitata dagli uomini, diversa da questa perché situata in altra zona, può ricevere, trasmesse da questo paradiso terrestre, tali virtù generative. Ed essa può allora concepire e generare diverse piante secondo poi anche le sue attitudini o capacità naturali, cioè il suo clima e le sue stagioni. Non dovrebbe quindi apparire cosa meravigliosa e tale da destar stupore là sulla terra, dopo aver conosciuta questa ragione, se qualche pianta vi attecchisce senza che vi sia stata seminata palesemente. E devi sapere che la natura divina del paradiso terrestre è tutta piena di ogni seme, capace di produrre qualsiasi specie di pianta, e produce frutti che di là sulla terra non si colgono, cioè sono sconosciuti sulla terra. Questo fiume non scaturisce da una sorgente che sia alimentata da vapori d'acqua che siano poi convertiti dal gelo in pioggia, come accade per i fiumi della terra che accrescono o diminuiscono la loro portata d'acqua a seconda delle piogge, bensì scaturisce da una fonte immutabile e inesauribile, che per volere di Dio e non per cause naturali, riacquista tanta acqua quanta ne versa, dividendosi in due ruscelli o direzioni. Da questa parte del fiume l'acqua scorre con tale virtù che cancella il ricordo del peccato alle anime che la bevono. Dall'altra parte del fiume, invece, scorre con la virtù di restituire la memoria di ogni bene compiuto in terra. E l'acqua dell'Eunoè non produce il suo effetto,
cioè non rende l'anima pura e degna di salire in cielo, se prima non si sia gustata sia l'una che l'altra acqua. E questo sapore dell'acqua di entrambi i fiumicelli non ha riscontro in nessun altro sapore sulla terra. E sebbene ora il tuo desiderio si possa considerare ormai del tutto soddisfatto, anche se io non ti rivelassi altro, tuttavia ti darò di mia spontanea volontà un'ulteriore informazione. Né credo che le mie parole ti siano meno gradite se si estendono al di là di quanto avevo promesso di chiarire. I poeti antichi, che con la loro immaginazione cantarono durante il paganesimo l'età dell'oro e lo stato di innocenza dell'uomo, forse, non potendo avere la vera conoscenza che può derivare solamente dalla rivelazione divina, ebbero però un'intuizione di questa realtà ed intravidero nel loro sogno il paradiso terrestre sul monte Parnaso. E sappi che in questo luogo i progenitori del genere umano, Adamo ed Eva, vissero felici in stato di innocenza, quindi senza colpa. In questo luogo è primavera eterna e vi sono frutti di ogni specie. Quest'acqua è il nettare di cui ha parlato ognuno di quei poeti. Io mi rivolsi verso i miei due poeti, Virgilio e Stazio, e vidi che avevano accolto con un sorriso di particolare compiacenza l'ultima parte del discorso. Poi rivolsi di nuovo lo sguardo verso la bella donna.